Avevo detto che il prossimo video sarebbe stato un video all tecnologico e così eccomi, perché ho praticamente dovuto acquistare un nuovo cellulare non tanto per un vezzo quanto perché il vecchio mi aveva praticamente abbandonata, non si caricava più completamente e si scaricava subito. Quindi con l'occasione che dovevo comunque partire per le vacanze e mi serviva quindi il cellulare, ho approfittato appunto per farne uno nuovo e insieme al cellulare poi ho acquistato le cuffiette Bluetooth e un po' di cover. Quindi oggi vi faccio vedere tutto questo haul e vi dico anche quanto ho speso, perché sono stata veramente molto fortunata. Mi sono segnata proprio qui i prezzi, in quanto ho comprato il Samsung Galaxy S20 Fan Edition da 128 GB e sul sito, ho guardato proprio stamattina, costa 669 euro. Ok, non sono i prezzi stratosferici degli ultimi modelli, ma questo è praticamente il penultimo uscito e a me da 256 non serve. Tra l'altro i 128 GB sono comunque poi espandibili tramite micro SD e io questo sistema l'avevo già adottato anche nel vecchio cellulare e funzionava. Quindi volendo posso comunque ampliare giga, ma ho visto che per come utilizzo io il cellulare non è che io abbia bisogno di tutto questo grande spazio di memoria. E quindi vedete, io sono passata dai 16 giga di quello vecchio che avevo, l'S5 mio, che erano quindi 16 giga tra cui un po' occupati già da app di sistema, a 128, quindi per me è un grandissimo passo avanti. E quindi poi ora vi faccio vedere tutto quanto da vicino. Comunque, sul sito costa 669 e io ho trovato un'offerta da MediaWorld e tra l'altro ho trovato anche il colore che volevo, perché questo Galaxy S20 ha tantissimi colori e a me aveva colpito subito uno in particolare e ho trovato quello. L'ho pagato 462 euro, quindi ben 200 euro in meno. Cioè, per essere il penultimo modello uscito, 460 euro, un affarone. E per quanto invece riguarda le cuffie, queste ovviamente non hanno più il jack per le classiche cuffiette con il filo e quindi mi servivano delle cuffiette Bluetooth e quindi ho acquistato queste dal sito Samsung invece e ho comprato le Galaxy Buds Pro, che costano 229 euro, tra l'altro che mi si abbinano anche di colore con il cellulare, poi vi faccio vedere. E c'era un'offerta con uno sconto del 10% per l'estate e quindi da 229 io le cuffiette le ho pagate 206 euro, quindi super super acquisto. Mentre per quanto riguarda le cover, poi vi dico. Allora, vi direi subito di farvi vedere da vicino questi spettacoli. Ovviamente io non entro nel dettaglio tecnico delle cose perché non ne capisco nulla, so solo che avendo comunque letto, essendomi informata, rispetto all'S21, l'S20 ha un processore che può, cioè fondamentalmente è una delle parti più importanti nel cellulare, migliore. E quindi mi sono orientata su questo anche per questo motivo. Ok, ecco qua il telefono che ho preso. Allora, questa è la custodia, molto carina, perché ha la scritta olografica e ha tutti questi simboli tipo emoji sulla scatola, spero si vedano, che la rende molto molto carina. Al suo interno non c'era altro che il cellulare, lo spillottino questo per togliere la sim e il caricabatterie. C'è il caricabatterie normale, quindi questo con il filo, con il cavo, ed è però un fast charge. In effetti io più o meno il cellulare lo carico sempre quando è completamente scarico e ci mette poco più di un'ora a caricarsi completamente, quindi ok. E questo è il cellulare che ho preso, che è molto bello perché
è di questo viola abbastanza olografico, che ha dei riflessi rosa molto molto forti, molto accesi, ha la tripla fotocamera, fa delle foto spettacolari. E soprattutto la cosa che mi piace è anche il bordo, perché come vedete ha il bordo metallico oro rosa, spero si veda bene, e ha anche, ho scoperto, avere due microfoni, uno sopra e uno sotto, che permettono quindi anche di creare l'effetto Dolby. E io questo cellulare praticamente lo volevo di questo colore, non volevo sentire ragioni, io lo volevo di questo colore, quindi averlo trovato per questo prezzo è stato davvero un super super affare. E l'ho già un po' personalizzato guardando qualche video sui trucchetti o comunque sulle funzioni nascoste che potrebbero servire, ma sicuramente devo ancora scoprire un bel po' di cose che lo riguardano. E invece per quanto riguarda i Galaxy Buds Pro, allora, questo cellulare è di questo colore, ok? E io questi li ho trovati viola. Cioè, sono spettacolari. Sono veramente spettacolari e hanno questa parte che somiglia molto a questo. Quindi, cioè, e io credevo fosse, non avevo mai avuto questo tipo di auricolari Bluetooth, e credevo fossero anche abbastanza scomodi, comunque li vedevo grandi. In realtà non è così, si adattano molto bene alle orecchie e tra l'altro hanno anche i gommini di tre diverse misure, quindi small, medium e large. E insieme a tutto questo arriva anche il cavetto per caricarle tramite USB, e poi comunque c'è l'apposita app che mostra il livello di carica sia dei singoli AirPods che del caricatore, quindi acquisti top. Passiamo ora alle cover. Ah, la prima cover che ho preso è stata questa, legata proprio all'esigenza di andare in ferie al mare e quindi all'esigenza di avere qualcosa che mi proteggesse bene il cellulare, che però comunque arriva già con la pellicola sullo schermo già applicata. Io neanche me ne ero accorta, perché ovviamente è applicata dalla casa e quindi è applicata benissimo, per cui comunque lo schermo già una protezione ce l'ha, almeno contro i graffi, quelli più superficiali. E questa cover è bellissima perché è proprio fatta apposta per questo modello di telefono, e infatti c'è in tutti i colori in cui è disponibile anche il telefono, e ovviamente io ho preso il viola. Ed è molto carina perché è tutta trasparente, non è la classica cover a portafoglio, che sinceramente la trovo un po' antica e comunque un po' anche scomoda, perché un conto è vedere le notifiche quando vi arrivano sul cellulare direttamente, e un altro è stare magari sempre lì ad aprire e chiudere per vedere se ha scritto qualcuno, è arrivato qualche messaggio o qualcosa. E quindi questo è molto semplice da applicare, perché praticamente si inserisce il cellulare così e ovviamente lascia intravedere tutto il telefono, e quindi il fatto che sia trasparente è bellissimo. E più c'è questo pezzo sopra che si mette così a incastro, e quindi il telefono, se no così, che c'è qui la telecamera, e quindi il telefono è così protetto. E devo dire che la mia paura era il touch, ma in realtà anche il touch funziona benissimo, e quindi io l'ho utilizzata per tutto il tempo che sono stata al mare e devo dire che mi ci sono trovata benissimo, proprio perché lascia praticamente intravedere il telefono, e niente, è troppo troppo carina, con i tasti anche appunto in, non sono coperti dalla plastica ma sono premibili e quindi niente, questa è la cover più protettiva che ho preso e che userò sempre quando, ecco, dovrò andare da qualche parte. Per quanto invece riguarda altre cover più semplici, ho voluto fare il mio primo acquisto di cover da GoCase. Vedevo la pubblicità su Instagram, mi sembravano cover carine
perché sono cover personalizzabili. Allora, per quanto riguarda innanzitutto anche il packaging, come vedete è un effetto bigliettino, se riesco a farvelo vedere. Potete anche appunto utilizzare questa scatola per regalare, fare un regalo a qualcuno, perché appunto c'è questo estraibile, quindi volendo si può anche scrivere dietro, e c'è "Chosen with love to you from e to". Quindi molto carino il packaging, non c'è che dire. E la cosa carina è che oltre ad essere cover personalizzabili, vi fanno anche dei regaletti. Ma ora vi dico. Allora, innanzitutto, quando io ho aperto, ho trovato questo. Allora, che cosa ho preso? Allora, innanzitutto ho preso un porta telefono, perché ho pensato che può essere comodo anche per posizionare il telefono nel caso in cui si debbano fare delle riprese, delle foto, e magari il telefono non si sa mai dove appoggiarlo. Allora, innanzitutto, secondo me sono questi prodotti che danno comunque un senso anche di molta solidità, e come vedete io ho voluto prendere questo stand fatto così, con l'acqua del mare e il mio nome, ed è praticamente regolabile, e quindi questo è molto comodo perché è regolabile di inclinazione, e quindi il telefono si può mettere così se dobbiamo vedere appunto qualcosa, un video, io a volte lo uso proprio per vedere Disney Plus, oppure tradizionalmente appunto per tenere il telefono verticale per fare una foto eccetera. A me piace anche utilizzarlo, tenerlo sulla scrivania così, con appoggiato qui sotto le Galaxy Pods, e secondo me appunto sulla scrivania è molto carino questo fatto così, e quindi questo stand mi serviva, devo dire sì, mi serviva, perché mi dà proprio questa possibilità di sfruttare al meglio il telefono senza starlo a posizionare a volte in modi anche un po' poco stabili. Torniamo alle cover. Ah, come vedete è molto carino la confezione in cui vi arrivano. Io ne ho prese ben 4 e le ho tutte personalizzate con il mio nome, però vabbè, quella è un'opzione che potete anche non farlo. Allora, la prima che ho scelto è questa con la I, glitter e il mio nome. E questa mi piace tantissimo. Ah, sono tutte così, tutte di silicone trasparente, comunque di silicone morbido. Mi piace tantissimo proprio perché lascia intravedere il telefono, quindi il colore e anche i bordi laterali. E niente, questa è una di quelle appunto più sciccose secondo me. Poi ho preso quest'altra romantica, secondo me, e anche qui ci ho messo il nome. Si può scegliere anche in alcuni casi anche il font, come appunto lo volete scritto. E la cosa che mi piace di queste cover è che hanno appunto questi bordi trasparenti che lasciano intravedere il rosa, e quindi l'ho voluto prendere proprio anche su queste tinte un po' più rosa, proprio perché mi si abbinavano con il cellulare. E poi ho preso quest'altra, sempre rosa, con il nome, forse era meglio se l'avessi fatto scrivere nero, bianco si confonde un po', ma comunque è carina lo stesso. Però ecco, sono tutte così, tutte morbide, e qui c'è anche l'indicazione del modello di telefono. E poi quest'altra un pochino più colorata per l'estate e richiama un po' la mia passione per il disegno. Insomma, fatti questi acquisti, mi hanno fatto anche dei regaletti. Ok, allora uno è orrendo, però altri due sono carini. Allora, uno è questo cavetto rosa, troppo carino. Questo sicuramente lo terrò in macchina per le emergenze. E che niente, questo è proprio uguale al telefono, è cavetto appunto per attaccarlo nella presa USB della macchina e ricaricarlo. È carino perché qui c'è scritto Go Case, e comunque è tutto rifinito oro rosa, quindi questo cavetto così schiacciato è molto molto carino. Poi mi hanno mandato questa grip
che si attacca praticamente dietro al cellulare, quindi qui, e scorre, per cui si riesce anche a prenderlo, è come una specie appunto di gancetto, no? Che si può anche prenderlo, comunque si può utilizzare anche per tenere il telefono appoggiato. E quindi uso proprio il Go Grip, quindi si fa così e si crea una specie di piccola asola. Mentre questo è veramente brutto, è tipo un portatessere che si dovrebbe attaccare dietro nel cellulare, ma sinceramente attaccare anche su una cover una cosa del genere è un po' bruttino. Questo veramente è brutto, con questo alpaca che medita. E poi comunque le tessere magnetiche non è che proprio sia l'ideale tenerle vicino a un cellulare, perché si smagnetizzano, almeno questo io so che è così. Quindi questo non mi piace. Queste altre due cosine invece devo dire che non sono male. Per cui io e il mio fantastico nuovo telefono vi salutiamo e vi aspettiamo al prossimo video. E niente, al prossimo, ciao!